Sì, io ringrazio, non lo diciamo soltanto per doveri di forma, ma lo diciamo per motivo di sostanza, Roberto e Marina, perché sono un grande esempio da seguire. Spesso ci si rinchiude nel dolore e non si riesce a trasmettere quello che di buono il Signore ci ha donato. Ora, voi siete la dimostrazione di come si possa donare, perché l'amore è sia laico che cristiano. Voi state dando alla città e soprattutto alla provincia e a questi piccoli, ma che un giorno saranno grandi giovani, state dando l'esempio, la dimostrazione di come si deve comunque voltare pagina, si deve comunque andare avanti, perché noi altro non siamo che dei testimoni tra chi c'è e chi non c'è. Quindi il vostro è un insegnamento grande da seguire, noi continueremo a starvi a fianco come amministrazione, perché siete una punta d'orgoglio davvero per tutta la provincia, per quello che continuate a fare. C'è tua moglie Marina, che ogni volta, insomma, che la vedo mi trasmette forza. C'era un nostro artista locale che oggi non vedo qui, che è anche un docente di scuola media superiore, Amedeo Di Sora, scrisse una volta dei silenzi lieti. Ecco, i silenzi voi li avete trasformati in armonia, grazie per quello che state facendo. Grazie per queste bellissime parole. E allora anche Marina e Roberto devono restare qua sul palco insieme a noi, insieme al sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, per premiare il primo posto della sezione scuola primaria delle classi terza, quarta e quinta con la classe terza C e D, quindi le classi.